Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Ami. Io sono Italo e oggi volevo chiedervi se avete mai sentito o detto la frase "Oggi gli anime si fanno col computer, il disegno a mano era meglio". Perché? Beh, perché è una cazzata! Certo, i rodovetri sono stati sostituiti dalle nuove tecnologie, ma non nel senso che sostiene quell'affermazione. Prima di tutto, cerchiamo di capire una cosa. Il Giappone non è l'America. Da 20 anni l'animazione occidentale si è diretta sempre di più verso l'uso dei mezzi digitali, spinta soprattutto dai grandi successi commerciali inanellati prima da Pixar e poi dagli altri grandi studi coi film in computer grafica. Sia il cinema che la televisione sono inondate di produzioni in 3D e quando i personaggi hanno solo 2 dimensioni è molto probabile che siano stati usati software e tavolette grafiche. Ma in Giappone, e lo si vede dalle opere stesse, l'uso del digitale non è mai diventato davvero comune. E non perché insistono a lavorare sulla celluloide, anche loro, come dicevo prima, hanno integrato i computer nei processi di produzione. L'errore è pensare che il disegno a mano sia scomparso. Già utilizzare la tavoletta grafica dovrebbe essere considerato come tale, ma comunque la grande maggioranza degli animatori giapponesi usa la carta, semplice carta da disegno che viene scannerizzata e resa digitale. Da lì iniziano processi come quello di colorazione che hanno ormai abbandonato quasi del tutto i metodi analogici, però quando si parla del frame in sé, il computer stenta ancora a prendere davvero piede. La computer grafica è entrata nell'animazione giapponese come ripiego per elementi tipo oggetti metallici o animali, è maturata grazie a studi specializzati nell'uso della tecnica ed oggi prolifera sempre di più. C'è da dire però che nel momento in cui in un anno escono circa 200 serie e su queste un massimo di 10 sono realizzate in CGI, non credo si possa parlare di una reale invasione. Invasione che magari potrebbe essere realizzata con software d'animazione e tavolette grafiche, se non consideriamo che per quanto più grande anche quello è un fenomeno abbastanza recente. Qualche anno fa Giorgio e Farro avevano fatto un video per parlare della Web Generation, ovvero quella frangia di giovani animatori affermatisi sul web che hanno reso il terreno sempre più fertile per l'animazione digitale, ed obiettivamente ci sono anche diversi studi che hanno provato ad implementare i software e a formare i dipendenti per il loro utilizzo, come Oriental Light and Magic. Bisogna però capire che la tradizione in Giappone non è morta, se solo adeguate ai tempi. I processi di formazione sono ad esempio mirati ancora a quello che noi definiamo disegno a mano, anche perché la maggioranza degli studi di animazione non può permettersi di istruire i suoi dipendenti all'uso di una tecnica diversa da quella che va per la maggiore, oppure non ha proprio dipendenti. Addirittura Toei, che per dimensioni ed importanza è un nome di un certo rilievo, ha costruito un dipartimento dedicato alla computer grafica solo 5 anni fa. L'America ha avuto nel caso Rugrats dei motivi ben precisi per abbandonare i metodi tradizionali e seguire la scia di Toy Story. Il Giappone no, non c'è mai stato un caso che abbia portato il pubblico a dare segnali di cambiamento, così come il non aver integrato l'uso delle nuove tecniche nei processi di formazione ha ritardato la loro crescita fino agli anni più recenti. Oggi sono sicuramente diversi gli studi ed anche i singoli animatori attivi nel disegno digitale, eppure stiamo sempre parlando del paese in cui fino al decennio scorso Sarzai-san, la serie di animazione più vista in assoluto, veniva realizzata in cell animation. Per quanto ai nostri occhi appaia sempre come il regno dei sogni, l'industria dell'animazione giapponese è completamente separata da tutte le altre e questa sua particolare condizione ne ha inevitabilmente influenzato l'evoluzione. Uno studio occupato a schiavizzare animatori interni ed esterni per riuscire ad arrivare in tempo con le consegne e tenere almeno un centinaio di yen nelle casse non può fermarsi per illustrare come si crea un modello in computer grafica, altrimenti muore. Per questo studi come Sanzigen, Polygon Pictures o più di recente Orange si sono specializzati in quel campo, perché finché l'industria dell'animazione giapponese funziona come praticamente ha sempre fatto, nulla può davvero cambiare. Possono esserci degli accorgimenti, degli approcci favorevoli all'adeguarsi ai tempi, ma di certo non un cambiamento sostanziale. Comprendo che la frase iniziale nasca dalla nostalgia per quel tipo di estetica consentito dall'uso della style animation e dei mezzi tradizionali analogici, ma sarebbe proprio da boomer attaccarsi a quello e non riconoscere che il Giappone sia l'ultimo baluardo per chi crede che l'animazione debba essere disegno a mano. 30 anni fa disegnavano sulla celluloide, oggi sulla carta. E insomma il tempo passa, ma gli anime rimangono sempre gli stessi. Questo è un esperimento. Non sono sicuro al 100% di come uscirà, ma ho voluto provare a fare qualcosa di un pochettino diverso. Mi sono già occupato di parlare di luoghi comuni, smentille eccetera, però in questa maniera finora no. Avevo pensato a determinati modi per fare informazione e dirvi questi aneddoti, queste piccole cose in maniera molto rapida, ma non mi era mai venuto in mente un modo davvero efficace che convincesse poi anche me. Voglio quindi provare a vedere se in questa maniera riesce a venire fuori qualcosa di buono, e di conseguenza vi chiedo di scrivermi ovviamente nei commenti se il video vi è piaciuto o meno e se soprattutto lo trovate preciso, perché poi come potete vedere non è molto approfondito, non cerco di dare troppe informazioni ma soltanto di rispondere alla domanda in sé per sé, quindi diciamo che l'ho più pensato come una risposta iniziale da cui poi chi la ascolta può farsi un'idea ed approfondire ulteriormente. Infatti chiedo a Fede, se vede questo video, di scrivere nei commenti tutte le cose che pensa possano arricchire questa informazione, perché appunto qui volevo che il contenuto fosse immediato e diretto e quindi ho voluto evitare di perdermi in troppi approfondimenti. Spero in ogni caso che il video vi sia piaciuto, vi invito a fare tutte le cose che dovete fare di solito, ormai lo sapete, lo ripeto in ogni video che lo sapete. Io vi saluto e vi rimando ad un prossimo appuntamento. See you, Space Cowboy!